Oggi siamo a Civitella, ovviamente in Val di Chiana. Il profilo di Civitella si può riconoscere da ogni parte della Val di Chiana, più o meno. Gli insediamenti abitativi qua risalgono al periodo etrusco e romano, mentre nel periodo longobardo la zona di Civitella divenne una roccaforte longobarda, appunto. Nel corso del Medioevo fu contesa tra Arezzo e Firenze, finché nel 1384, definitivamente, divenne possesso fiorentino. Ai piedi del borgo di Civitella, nel 1288, il 26 di giugno, ci fu la battaglia di Pieve al Toppo, che vide scontrarsi aretini contro senesi. La battaglia si concluse con la vittoria degli aretini, come ci ricorda anche Dante nel canto 13 dell'Inferno. Civitella conserva ancora le sue mura medievali e una delle vecchie porte di accesso, Porta Senese. Vicino a questa porta si trova un tabernacolo che rappresenta una Madonna con Bambino di scuola robbiana. Il borgo di Civitella si presenta oggi come un tipico borgo medievale, ricco di bellissimi scorci sulla Val di Chiana. A dominare il borgo c'è la rocca, di origine longobarda, rifatta nel XIII secolo per il volere del vescovo di Arezzo Guglielmino degli Ubertini, gravemente danneggiata durante la Seconda Guerra Mondiale. Ai piedi della rocca c'è la strada principale del centro, dove troviamo un interessantissimo loggiato caratterizzato dai palazzi più importanti, tra cui il Palazzo Pretorio, che risale al XIV secolo. Sempre nella stessa zona troviamo poi la cisterna, che risale all'epoca medievale, e in fondo la chiesa di Santa Maria Assunta, risalente al XIII secolo, ma in gran parte rifatta dopo la Seconda Guerra Mondiale. Nel corso principale di Civitella si trova la Galleria d'Arte Contemporanea, un ambiente dove è possibile trovare opere dei più disparati artisti a livello mondiale. E qua siamo venuti ad incontrare Dino Tiezzi. Salve Dino! Salve! Ciao! Allora, lei è il curatore di questo bellissimo museo. Questo museo ha una storia abbastanza lunga. Nei primi anni 60 volevamo, con altri giovani, dare un nuovo slancio a una Civitella che ancora non era nemmeno del tutto ricostruita. Pensammo a un premio di pittura e fu un premio ex tempore. Davamo la tela la mattina, la ricevevamo la sera con il dipinto
esponevamo lungo tutti i loggiati dipinti che avevano fatto i pittori. Questo discorso è durato per una decina di anni. Poi ha denunciato segni di stanchezza e grazie all'intervento del giornalista della Nazione di Firenze, che venne qui a Civitella, si innamorò del paese e dell'iniziativa che avevamo preso. Per questo cambiò sistema e fece un premio a carattere nazionale con quadri di studio. Cominciarono ad arrivare quadri di notevole qualità artistica. Ci fa qualche nome degli artisti più rinomati a livello... Ma qui nella zona di Firenze, per esempio, abbiamo Danilo Fusi, che ha fatto un'importante mostra su Dante Alighieri, che ha girato l'intera Europa, di cui noi abbiamo un pezzo di questa mostra. Abbiamo tantissime opere, perché è difficile dare una prevalenza l'una all'altro. Sono tutti i primi premi, perché noi prendevamo di questo nuovo, di questa nuova iniziativa con quadri di studio, i primi tre quadri, per la maggior parte, perché dopo alcuni autori di notevole livello, grazie all'intervento della giuria, ci hanno chiesto di fare delle personali e abbiamo iniziato a fare le personali di questi autori e abbiamo con questo fatto un ammasso di quadri non indifferenti. Un'informazione: se un turista viene qua a Civitella, quando può visitare questo luogo? Dunque, in inverno nel pomeriggio della domenica, nel periodo estivo nel pomeriggio di sabato e della domenica. Il tutto è gratuito. Dino, io la ringrazio tantissimo per il suo contributo. E ora che lo sai, vieni anche tu in Val di Chiana.